Siamo. Mario Volo. Mister, buonasera, c'è da essere felici per quello che hanno fatto i calciatori in campo, perché davvero hanno combattuto dal primo al 90 minuto, meno ovviamente per il risultato, condizionato però per la prestazione arbitrale che anche il Presidente ha sottolineato essere indecorosa nella decisione di quell'espulsione e quindi da poi è scaturito anche 1-0 e quindi ha messo davvero in discesa la partita per il Crotone. Sì, ma non parlo dell'arbitro perché fa parte del gioco. Purtroppo l'avete visto tutti, quindi andiamo avanti. Daniela Salaco. Mister, buonasera e benvenuto buonasera. Anche da parte mia. Grazie. Stamattina lei ha dichiarato che le piace sognare. Sconfitta a parte, è iniziato un sogno o una nuova era? Guarda, io ero certo che questa squadra mi faceva questa prestazione, perché ho visto la curiosità dei calciatori. Quando vedi la curiosità, allora devi andare avanti. Oggi eravamo partiti con un 3-4-1-2, poi purtroppo espulsione e gol e ti ammazza, qualsiasi squadra l'avrebbe ammazzata, e invece abbiamo fatto una reazione, ci siamo messi 4-3-2, diciamo 4-3-1-1, si sono sacrificati, sì, Lippo, io non capisco come un giocatore come Pandolfi ancora fa queste categorie, io impazzisco. Io sono 2 anni che guardo molto la Serie B, un attaccante così forte in B non c'è, io non capisco. O sono visionario io, ma ho già fatto una partita veramente da giocatore vero. Ma tutta la squadra. La squadra ha lottato, mi è piaciuto il pubblico. Noi che ne parliamo del pubblico, stavano in campo, bello. Troppo bello, peccato il risultato. Però tra la prestazione e il risultato, per come vedo il calcio io, se io fossi l'allenatore, se domenica ero a Viterbo, mi sarei arrabbiato. Perché per me vincere, ma dobbiamo lottare e giocare, perché questi ragazzi sanno giocare a calcio. E quindi quello che ho visto in settimana, ero convinto della prestazione. Sa, quando fai in campo vista, a 3 non abbiamo mai giocato, c'hanno 3 attaccanti forti, 1 contro 1. Io, i primi 15 minuti c'era una squadra in campo, con idee, e loro erano in difficoltà. Poi è successo quello che è successo. Pazienza. Natale Giusti. Salve mister, buonasera e bentrovato anche da parte mia. Volevo chiederle, nel 3-4-1-2 che è iniziato stasera questo match, è soprattutto emersa la prestazione di Silipo, che è sembrato veramente un giocatore ritrovato. Io credo sia stata la migliore prestazione di Silipo da inizio della stagione, forse perché gli è stato ritagliato il ruolo specifico, perché di solito lui veniva impiegato come esterno offensivo. Penso che però questa posizione dietro le due punte, così come aveva iniziato, sia proprio il miglior ruolo per lui. Non so se lei è d'accordo. Io dal 1999 che gioco col trequartista, per me il trequartista è il giocatore fondamentale. Quando c'è talento, il talento non bisogna legarlo. Io non gli ho detto niente, ho detto fai quello che ti pare, sai giocare a calcio, divertiti, però ha una condizione: di spalle gioca un tocco e va, te la riprende. Il ragazzo ha capito tutto e può fare anche lui una bella, però io non vorrei parlare dei singoli, io vorrei parlare proprio del carattere di questa squadra, perché non è facile fare un gol come l'abbiamo fatto a questa squadra, bello, su un'azione perfetto, tutto preciso. Quindi anche in mezzo al campo si sono sacrificati. Poi quando eravamo 1-1 che lui ha messo la doppia punta centrale, sono stato costretto di togliere la mezza punta e giocare 4-4-1 proprio per bloccarli sulle fasce, e sapevamo il gol. È tutta la settimana che lavoriamo sulla seconda palla, però ci sono anche gli avversari. È andata così la prima, purtroppo non siamo stati fortunati, però tra un risultato rubato e una prestazione come questa prestazione ci porterà convinzione e tanti punti. Mario Di Capua. Mister, questa mattina ha detto che a Fondi l'aveva colpita quel muro, stasera con lo stesso muro a fine partita ha tributato un applauso a questi ragazzi, è contento e orgoglioso di questa, diciamo, dimostrazione anche del pubblico che ha applaudito non solo la curva ma anche un po' tutto lo stadio, ha applaudito la prestazione. Guardate, io sono uno dei pochi scemi che vive di passione e di emozioni, a me mi ha emozionato, mi vengono i brividi solamente a quando li sento.
Io vivo di questo, non me ne frega niente delle carriere. Io si allenavo in prima categoria, avevo la stessa passione che in Serie B, perché per me le categorie non contano, conta quello che noi abbiamo dentro e che trasmettiamo. Non avevo dubbi, vi ripeto, una squadra che all'80esimo perde 2-0, qualsiasi tifoseria contro una squadra che non c'entrava niente. E questo è quello che mi piace, io ragazzi ho detto questo, il senso d'appartenenza, voi avete una maglia prestigiosa, rispettatela, che se vi impegnate nessuno vi dirà mai niente, perché il tifoso non è scemo, il tifoso guarda l'impegno, la determinazione, ma soprattutto l'attaccamento alla maglia. Gaetano D'Onofrio. Se è piaciuta di più il cuore, la compattezza, la determinazione che ci ha messo la squadra, anche assimilato subito anche quello che il suo modo di stare in campo. Mi è piaciuto, io gliel'ho detto, liberate le vostre fantasie, le vostre idee, a me piace il giocatore tecnico, giocate. Divertite, andate in campo, divertitevi, perché giocare voi siete dei privilegiati, non fate il vostro compitino. Io purtroppo rifaccio la nuova, non vivete di posto fisso, lasciate il posto fisso, sognate in grande, perché poi ci sono 30 punti di differenza tra noi e 23 punti. Io volevo vedere la stessa partita se loro rimanevano in 10 all'ottavo minuto e noi in 11, come stavamo messi oggi con la testa. Adesso dobbiamo pensare alla prossima, perché dobbiamo recuperare dei giocatori che oggi sono usciti dal campo stremati, e tre partite purtroppo è difficile farle. Poi abbiamo una rosa con pochi minutaggi, perché da quello poi che ho visto giocavano sempre gli stessi, quindi oggi abbiamo fatto entrare un difensore, penso non so quanti minuti abbia fatto, e l'abbiamo messo in campo. Mi sembra che siamo partiti con 5 under e abbiamo finito con 6-7, non lo so neanche, quindi noi con questo pubblico possiamo far male a tutti, soprattutto a Castellammare. Giovanni Donato. Buonasera mister, benvenuto anche da parte mia. Appena 2 giorni di lavoro, ma oggi quante risposte tante ha trovato? Tante, da certi giocatori che ero convinto, che ero sicuro. Ero curioso, io ho detto ragazzi non vi preoccupate, se perdete la colpa è la mia, state tranquilli, però fate quello che avete sempre sognato, divertitevi, liberate. Chi ha talento non lo può incatenare, il talento andate. E a Pandolfi io sempre detto, Pando, appoggiate e punta la porta, sarta, fai, tu sei giocatore, tu non puoi avere un go, 2 go, non è possibile, c'è qualcosa. Allora con quest'anno e mezzo che sono stato sul divano è cambiato il calcio, perché quando tu trovi dei giocatori, ma parliamo anche di D'Agostino, che mi piangeva il cuore tirarlo fuori, però eravamo costretti, che ci dovevamo sacrificare un ragazzo che ci avrebbe dato una grande mano, perché davanti non siamo da 22 gol, davanti non siamo da 22 gol. Tiziano Valle. Salve mister, faccio i complimenti, chiaramente una bella prestazione per quello che si poteva fare, essere rimasti in inferiorità numerica subito, si è fatto davvero il massimo. Però le chiedo, in che cosa conta di migliorare questa squadra che ha visto stasera? Quali sono i margini di miglioramento di questa squadra? Voi dovrete vedere una squadra questa qui, su questo campo, che se tocca 3 volte la palla vuol dire che il mio lavoro è finito. Questa squadra giocherà un tocco a 2 tocchi e farà delle trame di gioco, perché davanti a gente veloce e rapida che in questa categoria fanno la differenza. Io ho lanciato Giovannini e oggi ho visto un giocatore superiore a Giovannini, che è Silipo. È il giocatore che lì ti fa male, giocatore. Non gli voglio fare i complimenti, magari si monta la testa, ancora non lo conosco bene. Mi auguro che per lui sia un nuovo inizio, e che debba liberare. Mister, devo rientrare? No, non devi rientrare, preparati per ripartire, questa è la mia filosofia, ci sono gli altri che correranno, ma non una cosa sola mi devi fare. In mezzo al campo c'è il capellone, numero 10, ogni tanto dagli un'occhiata, perché? Perché danno la palla a lui e tu gliela devi rubare per partire, e lì all'inizio abbiamo fatto questo molto bene. Giuseppe Amato. Buonasera e complimenti, anche perché certi principi sono stati rispettati con una reazione di carattere, ma anche il principio mantenuto, perché poi la pressione era un po' più bassa, non nell'ultimo campo ma nel campo precedente, però era sempre puntuale, si cercava di attaccare davanti, poi quando il fiato è mancato
proprio sbilanciatissimo, inevitabile che certo ti costringono a passarsi, però complimentissimi. Ecco, un calciatore come Siripo, Pandolfi, è la prima volta che lo vediamo fare una prestazione del genere. Adesso quanto è difficile mantenere questa asticella da parte sua, farla mantenere questa tensione ai ragazzi, perché Pandolfi, ecco, è la prima volta che l'abbiamo visto. Io vi posso dire una cosa: il mio modo di giocare, il mio modo di pensare fa molto divertire, loro si divertono. Io voglio, adesso voglio vedere i tocchi di palla che loro hanno avuto in questa partita e nelle altre partite. Io ne ho viste poche delle vostre partite, ne ho studiate poche, ma non mi ricordo che questa squadra aveva un possesso di palla basso per uscire e fare male all'avversario. Nei primi minuti noi l'abbiamo fatto 2-3 volte, abbiamo fatto una conduzione uscita dentro con il nostro difensore centrale, che io chiedo e che io voglio, perché mi devi dare superiorità numerica. Ho visto tante cose in poche ore, con la paura di non lavorare troppo. Una cosa è certa: non hanno l'intensità che voglio io. La mia intensità sarà il lavoro di me, ci dobbiamo arrivare col lavoro. Però i ragazzi mi hanno dato disposizione perché io ho parlato con loro. Ragazzi, se ci vogliamo accontentare, avete fatto tantissimo. Ma proviamo ad andarsela a giocare, non ci sono. Io non ho mai visto un allenatore con due teste e non ho visto mai un calciatore avversario con tre piedi. Quindi andiamo, poi vediamo. La prestazione con me la devono fare sempre, il risultato è casuale, la prestazione no. Se non fai la prestazione vuol dire che io non sto lavorando bene, e se io non lavoro bene sono il primo a essere mortificato. Davide Soccà. Mister, buonasera e benvenuto anche da parte mia. Grazie. Mi faccio alla domanda del collega, che prima ha sottolineato le condizioni fisiche dei ragazzi. Ora, quanto conterà, visto il poco tempo a disposizione, della partita contro il Tutticello, recuperare le energie fresche, ricaricare le pile, e soprattutto quanto conterà mantenere questa asticella alta? Ma guarda, questo è un campionato equilibrato, levate le prime due che faranno un campionato a sé. E qui capita che magari fai una vittoria e ritorni quarto, poi fai una sconfitta, magari ti può avvenire che ti passa sopra una o due squadre, ma sarà da qui fino alla fine del campionato per la terza o quarta posizione. Noi soffriremo questo mese, perché lo so che soffriremo questo mese, ma vi garantisco che tra un mese voi vedrete un'altra squadra, non la riconoscerete. Poi, quando tu hai un pubblico che è al palato fino, che gli piace la giocata, perché qui piace la giocata, sono convinto che anche i ragazzi prendono quell'autostima che magari si sentivano un po' repressa da un modo, a detta loro, di giocare un po' bloccati. Ecco, io ho solamente detto una cosa: liberate la vostra fantasia, fate vedere quanto siete bravi, dribblate, non vi preoccupate. Se vi fate rubare la palla, se sbagliate un passaggio, abbiamo fatto anche qualche passaggio dietro, ma perché? Perché non c'è l'abitudine, allora c'è la paura, e quando c'è la paura sbagli. Però sbagliamo, però i principi li dobbiamo continuare con un'altra intensità, perché con questa intensità che noi abbiamo provato a fare nei primi minuti, a stare lì a mordere, a lasciare un lato libero per avere l'uomo in più, ci stava portando io vedevo una squadra padrona del gioco, e palleggiare contro una squadra seconda in classifica in quella maniera, come lo facevamo noi, bene, non sono cose facili. Sono che i ragazzi, io ho parlato tanto con loro, a me non mi piace parlare dentro, mi piace lavorare dentro. Io dentro al campo, a volte il preparatore mi stesso 2 ore che sta in campo, ma io ho fatto metà del lavoro, perché per me posso stare 4-5 ore a lavorare, perché a me il campo mi dà le risposte, il giocatore mi dà le risposte, il giocatore mi fa capire lui quanto è forte, perché lui non lo sa, e quindi lo devo spingere ad andare oltre. Vai, fallo, non ti preoccupare. È normale che, questo essendo un gruppo forte, ci sono anche dei calciatori che magari, portando la palla, facendo certe giocate, non può irritare il gruppo. Però io ho sempre detto: il genio va lasciato in pace. Noi dobbiamo vivere con i giocatori che hanno genio, che i giocatori che hanno talento. Gli altri dobbiamo supportare questi ragazzi, perché da una parte hanno il talento, però poi gli manca qualcosa, e quel qualcosa è sempre il carattere.
Quindi se non li andiamo a rimproverare non giocano più e si perdono. Li dobbiamo sempre sostenere, anche quando sbagliano, perché tanto ce la fanno la giocata, perché è così, è stato sempre così. I campionati non li vincono i giocatori normali. Quando ci sono le finali segnano sempre i soliti campioni, i geni, i fuori classe. Vincenzo Esposito. Io La ringrazio. Grazie a tutti. Questi li porgerò alla squadra perché ha bisogno, soprattutto quando si perde una partita, però si ha la consapevolezza di aver fatto una grandissima prestazione contro una grandissima squadra.